Ciao ragazzi, eccoci qua un'altra news. Praticamente 50 anni fa, esattamente il 22 gennaio del 68, partiva la missione Apollo 5, che portava per la prima volta nello spazio il LEM, cioè il modulo lunare che teoricamente il 20 luglio del 69 avrebbe dovuto atterrare, dico avrebbe perché dopo per chi ci crede, per chi non ci crede, insomma, lì ci sono tante controversie, insomma, ecco. Comunque, diciamo che come ho anche ieri pubblicato un'altra news dove Armstrong, che sarebbe stato il primo uomo, non ha giurato sulla Bibbia che ha messo il piede sulla Luna. La Samantha Cristoforetti, insieme al suo comandante della missione, ha ammesso che non siamo mai andati oltre l'atmosfera terrestre. Insomma, ci sono tante cose praticamente che non quadrano. Ecco, inizialmente anche era venuta fuori una conferenza dove Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, il capo della NASA, il capo della CIA, la segretaria di Nixon, che a quel tempo era presidente, hanno detto tutti che era una bufala. Ecco, quindi, cioè, il fatto che hanno atterrato. Quindi, ognuno è libero di pensare quello che vuole, per carità, liberissimi. Certo è che c'erano tanti, 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 ma tanti problemi praticamente a livello tecnico, insomma, e non potevano sbagliare, in quanto il morale dell'America era sotto i piedi, diciamo, quando dico tanto, per via del problema della guerra del Vietnam, e quindi non potevano assolutamente avere un insuccesso, e quindi, a mio parere, per carità, e anche a tanti altri, hanno messo in scena questa farsa qui, diciamo, ecco. Ok, niente, dopo valutate voi. Comunque, niente, oggi sarebbe 50 anni che hanno fatto il test dell'Apollo 5, ecco, e basta, ecco, tutto qui. Quindi valutate voi e alla prossima. Ciao ragazzi.